che tanto l'emblema di Villaggio Europa quanto quello di Anfiteatro vennero creati da un altro grande amico di Luca, da Fu Gerdea, marito di Fu mia zia Elenco. E parlando di Anfiteatro, il 29 novembre prossimo, 90° anniversario della morte di Giacomo Puccini, inizieranno a Senticlass i festeggiamenti per i 25 anni di questa associazione, e vi assicuro che fra le varie attività più di un solo elemento lucchese ci sarà. E allora, grande nostalgico ingenuo, il tuo gemellaggio nel 21° secolo ancora un futuro? Sono convinto di sì, ma bisognerà aggiornarlo, bisognerà dargli impulsi nuovi. Perché continuare a ripetere e ripetere e ripetere schemi di 20, 30 o addirittura 50 anni fa non porta da nessuna parte. Usufruiamone di questi canali mentali, cordiali, che vennero scavati tra i cittadini delle nostre città. Evitiamo a tutto costo che si insappino. Proviamo con le tecnologie che ci offrono i tempi moderni a varare navi, navicelle, barche dalle bandiere variopinte che portino nei due sensi il loro ricco contenuto. E per quanto riguarda Lucca, mi è stato segnalato che nel Consiglio Comunale dell'8 maggio, in cui mi venne conferita la cittadinanza, si sono sentite frasi incoraggianti, tipo: finalità del gemellaggio è quella di far dialogare realtà diverse e creare legami personali e culturali. Vorrei che questa cittadinanza onoraria ci portasse a rivalutare questa esperienza e a rivitalizzarla. O anche, allora, speriamo che questo conferimento serva da sprone, in particolare per i più giovani, per aprire la nostra città all'influenza della cultura europea. E una terza voce disse addirittura che non sarebbe male neanche dare un po' più di risorse a queste iniziative. Parlando di risorse, in tempo di crisi e di tagli in Italia e altrove in Europa, vorrei osservare che troppo spesso negli anni passati le amministrazioni tutte si sono servite dell'elemento costo come scusa per non intraprendere quasi nulla nel campo degli scambi tra cittadini, o peggio ancora, per non dover neanche dar prova di un minimo di simpatia o di incoraggiamento. Il successo di uno scambio, a mio avviso, dipende solo parzialmente da denaro pubblico e da sussidi vari. Se ci sono ispirazione, stima reciproca, entusiasmo, creatività, voglia di scoprire, apertura mentale, uno scambio tra cittadini può nascere e andare a gonfie vele, anche con quantità limitate di soldi. Una delle possibilità di gemellaggio e di scambio più evidente, purtroppo, da tutti i comuni più trascurata, è quella che chiamerei con maiuscole il riflesso gemellaggio. Questo automatismo, questa reazione spontanea che permette, tramite i legami tra le città, di trasformare un'attività strettamente locale, di trasformarla in un incontro utile e piacevole tra cittadini venuti da ogni angolo d'Europa. Prendo un esempio lucchese. Quanta poca fatica avrebbe costato invitare sportivi di tutte le città gemelle a la Maratona di Lucca, ai campionati mondiali di ciclismo, ad un torneo internazionale recente di scacchi, permettendo a questi cittadini di vivere insieme
con vecchi e nuovi amici lucchesi, grandi in nozioni sportive, in modo passivo quanto attivo. E così, tramite un interesse condiviso da alsaziani, toscani, fiamminghi, bavaresi e inglesi, i vostri cittadini avrebbero potuto conoscere i nostri e in una seconda fase da questa attività avrebbero potuto spontarne altre in reciprocità. Esempi al di fuori del settore sport ce ne sono. Prendo Comics and Games da metà novembre, da metà ottobre ad inizio novembre, il Desco da metà novembre ad inizio dicembre, eccetera. Qui concludo il capitolo risorse e mi permetto di segnalare che i programmi europei per stimolare ogni tipo di scambio sia tra cittadini, sia tra associazioni, sia tra comuni sono innumerevoli. Chi cerca trova e chi cerca con convinzione trova sicuramente. Damas e signori, signore e signori, Blazer Health, pagina 11. Allacciate le cinture perché questa mia lectio magistralis, come si suol dire, sta per atterrare. Prima di scendere vorrei però, in quanto appassionato di lingue, soffermarmi un attimino su attività recenti dei comitati di gemellaggio di Abingdon, di Abingdon and District Twin Town Society, di Colmar, Les Amis Jumelage, e di Schongau, Freundeskreis Städte Partnerschaft. I corsi di lingua che le tre società da qualche anno organizzano, corsi di lingua, sono belli esempi di come una buona dose di turismo con un'attività a tema, lo studio di una lingua, turismo alla scoperta della città, come questa combinazione possa arricchire spiritualmente i partecipanti e possa promuovere l'amicizia e lo spirito europeo. Per vari motivi, la mia città, nonostante io abbia insistito parecchie volte, non ha ancora voluto né potuto ispirarsi a questa iniziativa. Certo, la mia lingua materna, il nostro neerlandese, olandese, fiammingo, non è diffusissimo come lingua, anche se siamo oltre 20 milioni a parlarla. Ma si potrebbero, per esempio, riunire gli insegnanti di lingue straniere delle varie città gemelle da noi a City Class, o meglio ancora, proporre o riproporre quest'idea dei corsi di lingua agli istituti di lingua italiana attivi a Lucca e a Villaggio Europa non mi sembra neanche in questa sede un'idea sbagliata. Un momento chiave potrebbe essere il 26 settembre, segnatelo 26 settembre, il pieno settembre lucchese, che dal Consiglio d'Europa nel lontano 2001 è stato proclamato giornata europea delle lingue. Se questo futuro cittadino onorario può dare una mano, fatemi pure sapere, e più lingue sappiamo, più chiavi abbiamo per aprire le porte verso orizzonti nuovi. Prima di salutarci, siamo al momento dei ringraziamenti. Ai miei genitori, morti da parecchio, che esattamente mezzo secolo fa, quando da sedicenne chiesi il permesso di andare solo soletto in giro per l'Inghilterra in occasione, ascoltate bene, in occasione dei 400 anni di Shakespeare, loro non mi risposero di no, anzi. Secondo ringraziamento alla mia professoressa Monique Chapman, la mia prima insegnante di italiano, fiamminga, all'Università di Anversa dal 1965 in poi. Ringraziamento a mia moglie Mia, gioco di parole di sempre, Mia che da più di 40 anni è partecipante privilegiata, critica, entusiasta ed entusiasmante delle mie avventure italiane e altre. Ringraziamento a migliaia di italiani sparsi
tra il Gran Paradiso, l'Etna e Santa Maria di Lerca, e a centinaia e centinaia di lucchesi che mi insegnarono la loro lingua, che mi servirono la loro cucina e che mi offrirono la loro amicizia. Uso il passato remoto tanto per farvi capire che lo conosco. Mentre meglio sarebbe stato servirmi non del passato remoto, ma dell'arcipresente. Perché questi lucchesi mi insegnano la lingua, mi servono la cucina, mi offrono l'amicizia. Un ringraziamento al Pelma, funzionario a Setticlas del settore educazione, spesso l'unico alleato nel proporre idee nell'ambito del generale. Alla Giunta e al Consiglio di Lucca, che mi hanno fatto il piacere e l'onore di conferirmi la cittadinanza onoraria. E qui giro la pagina per gli ultimissimi ringraziamenti. Quelli che vanno al coordinatore di Villaggio Europa, Adolfo Berti, e ad Angelo Frati, la sua spalla e la sua spalla. Se non ci fosse stato Adolfo con la sua tenacia, se non ci fosse stato l'orecchio attento di Angelo, se non mi avessero stimolati altri amici di Villaggio Europa, alla cittadinanza onoraria di Ermancone non ci saremmo forse mai arrivati e non ci saremmo ritrovati ora insieme in questa bella sala. Grazie di cuore. Grazie a tutti voi per essere venuti così numerosi per condividere questo momento con me, momento che poi era scritto nelle stelle. Perché Hermann Kohle, il nome Kohle, mio nonno nato in Kohle, Kohle, C-O-L-E, C-O-L-E, analizziamo bene, la C di cittadino, la O di onorato, la L di Lucca e la E di Europa. Questo tutto questo stava scritto nelle 12 stelle dorate della bandiera europea. Grazie e buonasera. E se ora qualcuno tra i consiglieri vuole farmi qualche domanda, io rimango a disposizione fino alle ore 24 del 2 luglio. No, del 2 luglio.